Bentornati amici di Team Tech. Oggi nuovo video, sono pronto per parlarvi di un prodotto diverso da smartphone e auricolari true wireless che sono stati invece i protagonisti degli ultimi video. Ovviamente vi invito ad andarli a vedere e farmi sapere che cosa ne pensate se volete altri video di questo tipo. Adesso però iniziamo parlando di un gadget che è fondamentale con i nuovi PC, Mac o laptop in generale. Quello che si sta verificando è che sono disponibili sempre meno uscite per il proprio laptop e questo secondo me è una mancanza. Però ci sono diverse aziende che sono venute in soccorso a un problema di questo tipo. Quindi il prodotto di cui voglio parlare è proprio qui con me. Si tratta di un hub USB di tipo C ovviamente, questa, di Sateci, uno dei migliori marchi, almeno per quanto mi riguarda, in quanto ha rapporto qualità-prezzo, perché la qualità è veramente elevata e riesce a compensare completamente il prezzo, che è sicuramente leggermente più alto di alcuni competitors, ma se la qualità è questa, secondo me è assolutamente giustificato. Iniziamo con il nuovo video e vi racconto in maniera magari un po' più esperienziale che cosa potete fare con questo hub USB. Vi risparmio l'unboxing perché effettivamente arriva in questa confezione che è tutto sommato abbastanza anche scarna, pulita e minimale. All'interno troviamo in pratica soltanto l'hub con un piccolissimo libretto di istruzioni, per quanto mi riguarda abbastanza inutile dato che si tratta di un dispositivo plug and play, vale a dire che una volta inserito all'interno del, anzi una volta collegato al vostro dispositivo come il mio MacBook Pro oppure come potrebbe essere un Surface, se vogliamo parlare di un competitor appunto di Microsoft, questo vi aiuterà a far funzionare al meglio il prodotto. Se devo esprimere la mia preferenza, dico che forse all'interno di questa scatoletta poteva essere contenuto tranquillamente una piccolissima sacchetta, magari di quelle lì in Alcantara o qualcosa del genere, anche di materiale molto economico, giusto per il trasporto in giro, dato che questo diventerà il vostro principale strumento per usufruire del MacBook Pro o del vostro appunto laptop in giro con tutte le porte a disposizione. Difatti, grazie a questa finitura estremamente elegante in alluminio, potete sfruttare tantissime porte che sono posizionate praticamente tutte su un lato, fatta eccezione per l'uscita Ethernet che trovate appunto in questa parte inferiore e che è davvero molto comoda se volete collegarvi a una LAN. Questa è particolarmente comoda in due occasioni per quanto mi riguarda. Quando si va magari a delle fiere dove c'è appunto una rete wifi estremamente sovraccaricata, quindi la velocità sarebbe estremamente lenta, vi potete collegare tramite appunto la rete Ethernet, quindi connessione LAN rapidissima via cavo, oppure anche semplicemente negli alberghi. È vero che magari quest'estate non faremo vacanze di chissà che tipo, però all'interno degli alberghi troverete sicuramente delle reti Ethernet a cui attaccarvi, che funzioneranno molto probabilmente molto più velocemente rispetto al wifi. Già solo questo secondo me merita, diciamo, la menzione, perché rispetto ad altri che non hanno a disposizione l'uscita Ethernet, questo piccolo hub fa veramente la differenza. Poi abbiamo qui tutta una serie di uscite che invece sono fondamentali per l'utilizzo nella vita quotidiana. Ad esempio io ho bisogno di una piccola docking station. In questo caso l'unica differenza rispetto a una docking station vera è semplicemente dovuta al fatto che non ho un'alimentazione vera e propria, quindi questa non sarà in grado di ricaricare al 100% se non collegata ad un alimentatore il mio dispositivo. Questa sarà in grado di supportare anche la ricarica del vostro alimentatore, quindi questa piccola porta USB-C supporta la power delivery fino a 60 watt, vale a dire che se voi collegate il vostro alimentatore del MacBook direttamente a questa avrete una docking station a tutti gli effetti. È vero, ci saranno parecchi cavi, però se state in giro, se siete in trasferta, se siete in vacanza, secondo me in questo caso avete l'hub USB di cui avete bisogno. Molto importante poi è la presenza della porta HDMI, vale a dire quella porta che vi permetterà di collegare il vostro MacBook o Surface o sempre laptop, ultrabook, quello che volete, a un monitor esterno con risoluzione fino a 4K. È molto importante questo perché vi permetterà di avere due schermi, quello del vostro portatile e quello del, diciamo, esterno, dove poter lavorare con comodità. Ad esempio io l'ho collegata con il mio monitor che vedete qua dietro, che è da 27 pollici, e mi sono trovato benissimo. Inoltre sono presenti poi due porte di tipo USB standard A,
molto importanti perché servono per vari utilizzi. Innanzitutto sono di tipo 3.0, ma a parte questo io ho collegato qui sia la mia tastiera con cavo, perché ancora utilizzo questa essendo meccanica, con illuminazione RGB eccetera eccetera, sia il dongle per il mouse. In questo modo ho veramente completato la mia postazione, mi posso collegare alla rete Ethernet, mi posso collegare al monitor, mi posso collegare a tastiera e mouse, già solo per questo sarei a posto. Qual è poi la cosa che mi capita più spesso di fare quando sono in vacanza? Collegarmi alla mia micro SD o SD dove ho salvato le foto. Banalmente stacco la stacco della fotocamera, la inserisco all'interno del piccolo qui hub USB-C di Satechi e ecco fatto. Ho anche risolto il problema dello spazio in memoria e soprattutto posso iniziare a lavorarci già direttamente sul mio MacBook Pro. Questo secondo me è fondamentale perché appunto ci permette di scaricare le foto in, diciamo, in istantanea, subito, appena avete questa esigenza. E come potete vedere praticamente abbiamo quasi completato tutte le porte che sono presenti qui sul hub USB. Una cosa infatti interessante è che sono presenti sia per le micro SD, quindi immaginate che avete le vostre foto sul vostro smartphone Android che ha una memoria espandibile, ecco fatto, utilizzate direttamente questo senza necessità di un adattatore. E poi abbiamo l'uscita invece di tipo SD, quindi quella tipica delle videocamere, delle action camere, delle videocamere, appunto fotocamere, inserite qui e avete il vostro trasferimento dei dati. Tutto ciò con un cavo sicuramente ridotto e anche con una soluzione che io la preferisco, perché in questo modo, con il cavo comunque pieghevole e non direttamente con l'attacco laterale, questo è un po' più mobile, ci dà un po' più gioco quando si è ad esempio sul treno, dove oppure semplicemente ci dà più gioco per poter fare le, diciamo, le nostre considerazioni e via discorrendo. Ci dà più gioco soprattutto perché evita di sottoporre a frizioni, urti eccetera la porta Thunderbolt che troviamo sul Mac, che sicuramente essendo così poche, essendo anche così costose, vogliamo evitare di far rovinare. Questo per me quindi è uno dei motivi per cui vale la pena parlare di questo hub USB-C. Il costo si aggira tra i 50 e i 70 euro, ci sono diverse offerte che sono disponibili sia su Amazon che sul sito ufficiale e pertanto quindi sta molto a voi se volete spendere per avere una qualità di questo tipo. Io vi posso anticipare che avere tutte queste porte, la capacità di avere tutte queste porte miste ovviamente alla qualità dei materiali di cui stiamo parlando, quindi effettivamente abbiamo questo retro satinato in colore che si abbina perfettamente al mio MacBook Pro Space Gray, ma soprattutto anche la presenza di altri colori che si vanno ad abbinare esattamente ai colori del Mac fa la differenza. L'ho potuto utilizzare per ormai discreto tempo, mi è capitato di usarla all'aperto oltre che ovviamente alle prove in studio per vedere se appunto collegandomi ai vari strumenti come tastiera, mouse e monitor funzionassero bene, come anche la connessione alla rete Ethernet. Non ho niente da dire, per me è veramente un ottimo prodotto che è stato capace anche di stupirmi, perché effettivamente non pensavo nemmeno che si potesse poi sfruttare appieno con il collegamento tramite appunto la power delivery che troviamo in questa posizione, quindi collegamento all'alimentatore del MacBook. Per chi ha appunto un MacBook che magari è dal 2018 in poi, si renderà conto che mancano un po' di porte e che questo è uno strumento che sicuramente può cambiarvi la vita operativa quotidiana, soprattutto se vi capita di utilizzarlo fuori casa, perché oggettivamente magari dentro casa comprate una docking station diversa, comprate magari qualche altro tipo di prodotto, ma quando siete in giro, quando siete per strada oppure semplicemente in vacanza, questo è un altro genere di cosa, è un altro genere di prodotto molto comodo, molto leggero, perché davvero non pesa nemmeno, cioè non credo che pesi 100 grammi, perché onestamente è straleggero e lo potete infilare direttamente nella custodia del vostro Mac. Niente, volevo raccontarvi anche questo per ovviamente cominciare a offrirvi dei contenuti che andassero al di là di smartphone, di auricolari true wireless. Fatemi sapere che cosa ne pensate, perché potrebbe davvero far fare il salto di qualità al vostro desk setup. Ci vediamo al prossimo video, ciao da Stefano per Team Tech. E ultimissima cosa prima di salutarvi, andate a iscrivervi al canale Telegram Affari con Tech. Nonostante il nome Affari con Tech, segnalo le migliori offerte del web, pochissime davvero ve lo assicuro, perché sono tante cinesate, non voglio veramente oberarvi di questo tipo di contenuti. Segnalo i video che escono qui sul canale e segnalo ovviamente anche gli articoli interessanti che potete trovare sul sito tecnologici.net.
Quindi niente, ci vediamo al prossimo video, ciao da Stefano per Team Tech.